vecchi Dravani, siamo cazzo di riti. Bella vecchi Dravani, siamo, vero, siamo tornati con un nuovo video qua di segreto. E niente, siamo subito qua. Oggi prendiamo i segreti random proprio. Random. La ultima volta mi è piaciuto tantissimo. Quindi ragazzi, per vedere un altro episodio in segreto lasciamo subito un like adesso. Arriviamo a 6.000 like. Donna di 16 anni, sono follemente presa da Eminem, mi masturbo ascoltando le sue canzoni e vorrei fare sesso violento con lui. Mi farei fare di tutto, lo pagherei pure, anche solo per potergli fare. Ma perché sicuramente Eminem ha bisogno di soldi, sì, c'ha bisogno di prostituirsi, soprattutto dei tuoi soldi, che saranno milioni. Ricca proprio, cioè. Perché magari te se vuole fatte sei pure brutta. Un uomo di 19 anni, a volte vorrei prendere l'alluce e infilarmelo nel sedere. L'alluce. L'alluce, proprio, perché è quello più grosso, capito? Cioè. Uomo di 14 anni, quando ero in terza elementare mi piaceva una bambina e io piacevo a lei. E per mia fortuna eravamo anche vicini di banco e facevamo finta di far cadere le biro per terra per raccogliendole insieme. No, per terra raccogliendo. Non so leggere. Raccogliendole insieme, ci baciavamo per il compleanno di suo fratello. Ci siamo nascosti dietro il letto e mi fece vedere la patata. Comunque non c'è punteggiatura. Comunque no. Non sa leggere. Donna di 21 anni, vorrei tanto il mio ragazzo si sbattesse. Ma so io, Ma io c'ho. Poi so io. Guarda che occhio che c'ho, non ce vedo. Io pure, guarda che occhio che c'ho. È bello grosso. Bello, vero. Che occhi grandi che hai. Vorrei tanto che il mio ragazzo mi sbattesse dalla mattina alla sera. A volte, quando lo guardo negli occhi, penso, scopami che adesso. E spero che lui capisca. Lui no, 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 vedi, non c'è interpretazione. Quando guardo gli occhi e penso, scopami qui, adesso. Vai, continua. E lui sorride e mi dà un bacino sulla bocca, mi accarezza i capelli. Io sorrido, ma dentro lo mando a quel paese. Ma uomini, volete dimostrarvi tali? Ho capito, ma se stiamo dal supermercato a piallate, tu mi guardi e invece scopami adesso. Io non è che te posso sbattere sui frigoriferi. Cioè. Al massimo fallo davanti al reparto scope. Settembre non mi ispira. Uomo di 20 anni mi ispira, così proprio perché mi piace il nome. Un paio di anni fa un mio caro amico dell'età dei miei genitori mi disse che quando sono intenzionato ad avere una relazione duratura con una donna devo guardare come è la madre, è vero? Così da poter immaginare come lei sarà una volta invecchiata. Al tempo ero fidanzato con una ragazza completamente diversa da sua madre, quindi non potetti applicare il suggerimento. Ora frequento una ragazzina di 16 anni e, osservata bene la madre, ho realizzato di che preferirei farmi lei piuttosto che la figlia. Uomo di 21 anni, voglio Badoo, voglio sapere. Mio padre ha scaricato l'app di Badoo sul telefono, quindi uno smartphone incredibile. Pensavo l'avesse scaricata per sbaglio tramite le pubblicità, ma ho aperto le conversazioni e ho scoperto che il matrimonio sta in piedi solo per i figli. A me sembrava che andasse tutto bene, veramente. Ora non so che fare, lo sto raccontando ora per la mia volta. Istintivamente ho cancellato l'app, ma non so se ho fatto bene o male. Capito? Leviamo il problema alla radice. Si scoprono i vari sotterfugi tramite Badoo. Sono siciliane. Perché è latino. Latino questo. Abito al nord praticamente da sempre, da piccola, 5-6 anni. Pensavo che solo i siciliani facessero le scorregge. Quindi mi vergognavo un sacco quando mi scappavano in presenza. Ma dove cazzo l'avevi letto? Mi prendeva. Cioè, dove? Non c'era. Appunto. In presenza di altra gente e cercavo sempre di trattenerle. Vabbè, è una cosa che comunque fanno tutti perché non vogliono scorreggiare a parte lui. Non prendi più cazzo. Una mattina, mentre cacavo nel bagno di scuola, una coppietta cominciò a scopare nel bagno di fianco al mio. Mentre leggevo il giornale cronometrai. Dopo 2 minuti lui finì. E comincio a urlare prendendolo per il culo mentre correvo via ridendo come uno. Coglione, solo 2 minuti. Donna di 14 anni, mia nonna è molto credente. L'altro giorno mi pare 2 o 3 frasi in latino e mi mise in camera sua, con tanto di lenti a contatto bianchi a pronunciarle. È entrata correndo con il crocifisso e dell'acqua santa urlando: ho sempre saputo che tu sei Satana, esci da questo corpo. Inspecto patronum oculus rift. PlayStation 4. Vabbè, Oculus è latino. 2 anni fa, in una discoteca all'aperto, ero un po' fuori testa perché avevo bevuto un po'. Avevo una bottiglia di birra in mano vuota e mi scappava da pisciare. Mi sono un po' isolato da tutti e ho pisciato nella bottiglia. Quando sono tornato ai miei amici, mi hanno chiesto di dargli un goccio di birra. Io glielo ho detto e sono scappato via. Da quella sera nessuno mi chiede più da bere. Oh, è da provare sta cosa, è da provare. Sai che bello? Il mio ragazzo è stato 2 mesi in Giappone per lavoro. Al suo ritorno decidiamo di passare la sera insieme. Quando arriva al dunque, vedo che prende un preservativo, lo scarta e urlando colpo della distruzione del... No, è urlando colpo della distruzione dell'universo. Vai. Se lo infila. Aveva acquistato una scatola di preservativi di Kenshiro.
Giuro che sono uno dei momenti più ilari, blasi della mia esistenza. Io mi immagino tipo lui che fa la mossa dei mille colpi, no, col cazzo. La ragazza sua comincia a fargli così addosso. Fatality. Come di 32 anni, non so perché, a me parite. Sono stato rapito dagli alieni e mi hanno detto che era troppo brutto per loro. Cioè, così. Basta. Dopo sta lì. Oddio, questo è un genio. Uomo di 23 anni. Quando sono in treno in viaggio verso l'università, trovo sempre qualcuno che legge qualche libro vicino a me. Allora, vado su internet con il cellulare, cerco il finale e cenando una telefonata falsa racconto il finale facendo attenzione a farmi sentire. Pezzo di merda. Che è grande. Ah sì, quel libro bello, sì, Harry Potter, che alla fine muore Voldemort, lo sai? No. 2 anni fa a Capodanno io e mia ragazza eravamo a cena da un amico suo. In quella casa c'erano delle bellissime sedie di velluto verde e io avevo il ciclo. Dopo aver mangiato, brindato, riso e scherzato, mi alzo e noto con orrore una gigantesca macchia di sangue campeggiare sulla sedia. Ha messo pure la tenda. Il mio ragazzo, con calma spiazzante, si gira rovisciando il vino rosso che aveva nel bicchiere proprio sulla mostruosa offesa ematica, salvando il mio onore. Non siamo più insieme. È un genio, è veramente un genio, è stato un genio. Profist. My nigga. Donne 19 anni, stavo facendo le guide ed ero ad un tirocinio. My White House. Ad un tirocinio, ma che cazzo ho letto? Fermate, oh. Un incrocio. Ed ero ad un incrocio. Un signore mi fece passare e l'assistente che mi faceva le guide mi disse: ringrazia il signore. Io tutta convinta mi fece il segno della l'ho capito adesso. Ho capito un'altra cosa inizio. Ma quanto può essere idiota comunque. Vai. Vabbè ragazzi, il video oggi è finito. Speriamo vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tanti like. Ora me lo faccio in mezzo alla faccia, così almeno magari smetto di sbattere le mani come un mongoloide ogni altro. Poi magari fatto male, quanto godo. Ora mi faccio una pippa in live con Daniel che sbrocca e continua a farsi male da solo. Speriamo che vi siano piaciuti i segreti di oggi. Mi raccomando, lasciate 5.000 like per questo video, anche 6.000, anche 7.000. Fate come cazzo vi pare. Basta. Amo che 9 super... che devo vedo per operazione. Ecco, a carrozzera gli apre sta frax. The Grand Assetto, tutto bello.